Quarta beatitudine dell'Apocalisse, Apocalisse 19, versetto, leggiamo, dal 7 al 9. Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a Lui la gloria, poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata e le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E mi disse: queste sono le veraci parole di Dio. È una scena di gioia. Infatti, quando ci sono le nozze c'è gioia. C'è gioia, tutti si rallegrano, tutti fanno i complimenti, tutti portano doni, tutti sono vestiti con l'abito migliore, perché non si va certamente a una festa di nozze con l'abito comune. E chissà perché, tutti quanti aspettano di vedere la sposa. Lo sposo è piuttosto ignorato in un angolino, è proprio lì in funzione della sposa, la sposa che abito indosserà, come sarà, specialmente il pubblico femminile è molto interessato, come è giusto, come è normale, a queste cose. Sullo sfondo del capitolo 19 dell'Apocalisse ci sono due scene straordinarie. Prima di tutto c'è la caduta della grande Babilonia, e allora c'è un grido di esultanza nei cieli: caduta è Babilonia, finalmente, definitivamente è caduta, è crollata. E il verbo greco, che è tradotto male nelle lingue occidentali, nelle lingue moderne, ma quando si sente nell'Apocalisse di Giovanni in greco la parola caduta, caduta, e Babilonia è proprio il crollo definitivo di questa grande potenza. Versetto 1 del capitolo 19. Dopo queste cose udii come una gran voce di un'immensa moltitudine nel cielo che diceva: alleluia, la salvazione, la gloria, la potenza appartengono al nostro Dio, perché veraci e giusti sono i suoi giudizi, poiché egli ha giudicata la gran meretrice che corrompeva la terra con la sua fornicazione e ha vendicato il sangue dei suoi servitori, ridomandandolo dalla mano di lei. E dissero una seconda volta: alleluia, e il fumo suo sale per i secoli dei secoli. Versetto 6. Poi udì come la voce di una gran moltitudine e come il suono di molte acque e come il rumore di forti tuoni, che diceva: alleluia, poiché il Signore, il Dio nostro, l'Onnipotente, ha preso a regnare. Seguono i testi che parlano di questo banchetto di nozze simbolico. Poi, dal versetto 11 al versetto 21, è il trionfo del ritorno di Gesù Cristo. Poi vidi il cielo aperto, versetto 11, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia, e i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, e sul suo capo erano molti diademi, portava scritto un nome che nessuno conosce, perché lui era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo
lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'onnipotente Dio. Cristo ritorna, Babilonia crolla, va in frantumi, va in polvere. Cristo viene trionfante, glorioso. Lo seguono gli eserciti celesti, costituiti da milioni e milioni di angeli, osannanti. È il giorno della liberazione del popolo di Dio. Ecco perché ci sono qui le parole: rallegriamoci e giubiliamo e diamo a Lui la gloria, poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Diciamo nella versione interconfessionale il versetto 9. Poi l'angelo mi disse: scrivi e apri gli invitati al pranzo di nozze dell'agnello. E aggiunse: sono parole di Dio, egli dice il vero. Qualcuno ha detto: ma è un pranzo o è una cena? Il problema non esiste. In Israele il pranzo di nozze avveniva e avviene alla sera, quindi per noi è una cena. Pranzo di nozze è una cena in realtà, il lussi è più preciso. E chi è questa sposa? Adesso è la sposa che attende lo sposo, che rivaluta lo sposo, perché lo sposo è Gesù Cristo. L'invito alla cena delle nozze è l'invito alla salvezza, che purtroppo, ed è il problema che dobbiamo studiare, nella quarta beatitudine, purtroppo non tutti accettano. Matteo capitolo 22 versetto 14 dice, e Gesù che lo afferma: molti sono i chiamati, pochi gli eletti. Dove si pone cronologicamente, diciamo così, questa quarta beatitudine? La quarta beatitudine viene pronunciata tra la caduta di Babilonia, tra la gioia e il trionfo dei cieli, il testo lo abbiamo letto, e il ritorno di Cristo, che viene a fermare le nazioni che stanno scontrandosi a Armageddon. E una volta di più in questi giorni travagliati, nelle nostre case non entravano soltanto le immagini della terribile alluvione del 14, del 15 e del 16 ottobre 2000, ma anche le immagini della terra tormentata di Israele. Questi popoli fratelli, gli arabi e gli ebrei e gli arabi, non riescono a convivere. E questa terra di Israele è una terra sempre più divisa, e si teme lo scatenarsi di un quinto conflitto arabo-israeliano, il primo nel 48, all'indomani della proclamazione dello Stato di Israele, 14 maggio del 48, il secondo nel 56, quando successero anche i fatti terribili a Budapest, con l'invasione dei carri armati sovietici e quel macello che ne seguì. Poi ci fu il terzo conflitto dei sei giorni del 1967, e io vidi ancora, respirai ancora l'anno dopo che andai a visitare Israele, si respirava ancora quest'aria di trionfo, di trionfalismo, la guerra vinta da Israele. Poi nel 1973 ci fu la guerra dello Yom Kippur,
E lì Israele fu preso di sorpresa. E le truppe israeliane fecero delle brutte esperienze mentre gli arabi gongolavano. E adesso le televisioni, i giornali parlano di un probabile quinto conflitto arabo-israeliano. Ci sarà, non ci sarà, non sappiamo, ma voi vedete che questa zona del Medio Oriente, di cui abbiamo parlato tanto precedentemente, questa è sempre più calda, non soltanto per il conflitto arabo-israeliano, ma per i conflitti di interesse che esistono, per il dio petrolio che domina le coscienze e domina le borse degli uomini. Per capire meglio la quarta beatitudine bisogna riferirsi alle due parabole di Gesù, la parabola delle nozze, Matteo capitolo 22 dal versetto 1 al versetto 14, e la parabola del gran convito, Luca 14 da 15 a 24, ma noi ci riferiremo particolarmente alla prima, Matteo capitolo 22. Qui si tratta di un re che estende l'invito per le nozze del suo figliuolo e manda i suoi servitori a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. E come? Siete mai stati invitati a delle nozze? Suppongo avrete risposto di sì, onorati. Può darsi che degli impegni particolari vi abbiano impedito di andare, ma qui proprio erano tutti impegnati, erano tutti impegnatissimi. E i servitori di nuovo furono mandati, ne furono mandati degli altri, dicendo: dite agli invitati, ecco, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo traffico. Gli altri poi, presi i suoi servitori, li oltraggiarono e li uccisero, addirittura. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a ardere la loro città. Quindi disse ai suoi servitori: le nozze sì, sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servitori, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu ripiena. Ora noi vediamo subito, dietro questa parabola, il simbolismo evidente. Non dimentichiamo, fratelli, che l'Apocalisse, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, è stata scritta specialmente per i credenti, per la Chiesa, anche per gli altri, come l'intera Bibbia, ma soprattutto per i credenti. E per capire meglio il testo, ci saranno di grande aiuto alcune citazioni dello spirito di profezia. Parliamo dell'invito respinto. L'invito alla cena di nozze è l'invito alla salvezza, rivolto prima di tutto agli ebrei, dopo la resurrezione e dopo il loro rifiuto ai gentili. Ecco, questo banchetto di nozze significa l'invito alla salvezza. E l'invito fu esteso agli ebrei prima di tutto, perché gli ebrei erano ancora, dopo la resurrezione, erano ancora il popolo di Dio, ufficialmente. Voi mi direte: ma che razza di popolo di Dio poteva essere quello che ha crocifisso Gesù Cristo? D'accordo. Però quanti anni ancora il Signore aveva messo da parte? Siamo alla fine delle famose 70 settimane, 490 anni dedicati a Israele.
Quanto tempo c'era ancora prima che il Signore rifiutasse Israele come popolo di Dio? Ancora 3 anni e mezzo, ricordate l'ultima settimana. Gli ebrei, secondo le 2 parabole di Gesù, Matteo e Luca, non soltanto rifiutano l'invito perché occupati in tante altre cose secondarie. E che erano queste cose secondarie, secondo voi, per rifiutare l'invito alla salvezza? Che cosa sarebbero state queste cose secondarie? L'orgoglio, giusto, e la sorella dell'orgoglio, con la quale va a braccetto strettamente, la presunzione, d'accordo? Poi, perché avevano rifiutato Gesù Cristo e lo avevano messo in croce? Ma erano degli invidiosi, da morire, e come tutti gli invidiosi, accecati da questa invidia. Ma perché erano invidiosi di Gesù Cristo? Che domande ingenue, voi mi direte, vi faccio questa mattina. Erano invidiosi perché la gente non poteva non ascoltare Gesù Cristo. Dice l'Evangelo che le folle pendevano dalle sue labbra, tanto era la forza con la quale Cristo parlava, e per forza. Cristo era, Cristo è la parola di Dio. Figuratevi poi da quelle minestrine allungate, acquose della tradizione, quel bla bla degli scribi, dei farisei, dice che parlavano senza autorità, come gli scribi, sapienti, tutti laureati, a quel tempo non si diceva questo, diplomati usciti dalle scuole di teologia, però facevano acqua da tutte le parti, la gente gli veniva la barba quando sentiva quelli lì. Ma quando parlava Gesù Cristo era straordinario, quindi invidia, presunzione, orgoglio. E poi perché nella loro cecità, pur avendo in mano le scritture, non le capivano più. Riuscivano sì a dire dov'era il profeta Isaia, dov'era la Genesi o altri libri dell'Antico Testamento, ma non ne capivano lo spirito. Se noi ci limitiamo alla lettera della parola di Dio senza approfondirla, capiamo poco. Perciò rifiutarono Gesù Cristo, lo uccisero. Quindi non soltanto rifiutano l'invito perché occupati in tante altre cose secondarie, se non addirittura perniciose, ma addirittura nella parabola di Matteo, alla fine uccidono gli emissari del re che erano andati a invitarli alla cena di nozze. Proprio quello che fecero gli ebrei, scatenando la persecuzione contro i cristiani e uccidendoli, tra i quali c'erano Stefano e Giacomo. Vi ricordate, no? Allora il re, abbiamo appena letto, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi. Questo giudizio si abbatté sugli ebrei al momento della distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. e della loro dispersione, la diaspora in tutto il mondo. Allora, visto che Israele una volta di più aveva rifiutato l'invito al banchetto di nozze, il Signore che cosa dice? Ritorno alla parabola, dice ai servitori: andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servitori, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala di nozze fu ripiena di commensali. Finalmente! La cena si era affreddata,
Però c'erano tanti commensali, avranno mangiato le vivande fredde, ma le hanno mangiate. Quindi possiamo dire, tornando alla nostra quarta beatitudine, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello, ma che accettano l'invito, gli altri no. Mi sembra che il testo sottintenda questo. Beati quelli che sono invitati e accettano l'invito. Adesso parliamo di quelli che hanno accettato l'invito e che accettano l'invito. Ma non tutti sono in regola. Ma voi mi direte, ma che cosa bisogna fare per essere in regola? Bisogna fare qualche cosa di indispensabile. Incomincio a leggere Elena White. Nel libro Parole di vita, pagine 214 e 215, era una compagnia molto eterogenea. Adesso descrive i commensali che erano entrati, sollecitati dai servitori. E alcuni non mostravano per il padrone più rispetto di quelli che avevano risposto negativamente. I primi invitati pensavano di non poter rinunciare a certi vantaggi mondani solo per partecipare al banchetto del re, e fra chi aveva accettato c'era chi lo faceva per puro tornaconto. Andiamo a mangiare, poi si vedrà, tra parentesi. Continua Elena White. C'era chi lo faceva per paura, puro tornaconto, per mangiare a sazietà, ma non per onorare il re. Quando questi, il re, venne a vedere i convitati, si manifestò il vero carattere di tutti. Aveva fatto dono a ognuno di un abito da festa e, indossandolo, gli ospiti dimostravano di avere rispetto per l'organizzazione della festa. Era questo il costume antico, che per entrare nella sala di nozze, del banchetto di nozze, ognuno degli invitati dovesse indossare un abito speciale. Come sarà stato questo abito speciale non lo sappiamo. Viene il re, esamina i commensali, dice di nuovo la citazione, ma c'era un individuo in abiti comuni, non si era preoccupato di prepararsi nel modo richiesto, disdegnando il prezioso abito del re. Era un atto offensivo nei confronti del suo signore, perciò non poté replicare niente quando il re gli chiese: amico, come sei entrato qua senza avere un abito di nozze? Si era condannato da solo. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Buttatemi via questo individuo che si è permesso di entrare di straforo, barando, buttatelo fuori. L'esame che il re fa degli ospiti presenti alla festa rappresenta l'opera del giudizio. Vi prego di fare bene attenzione. Gli invitati al banchetto evangelico sono coloro che professano di servire Dio e i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Ma non tutti sono veri cristiani.
prima che sia elargita la ricompensa finale, bisogna accertare chi è veramente degno di partecipare all'eredità dei giusti. Questo accertamento deve avvenire prima del ritorno di Cristo sulle nuvole del cielo, perché allora Egli verrà per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Apocalisse capitolo 22, versetto 12. Prima che Egli, Cristo, ritorni, quindi, dovrà manifestarsi chiaramente il carattere e l'opera di ogni individuo, e in conseguenza anche il discepolo di Cristo riceverà la sua ricompensa. Mentre gli uomini vivono e si agitano sulla terra, in cielo ha luogo il giudizio investigativo. Dio passa in rassegna ed esamina la vita dei suoi seguaci secondo quanto sta scritto nei libri celesti e decide poi della loro sorte in base ai loro atti. Ecco che cosa vuol dire il re che entra nella sala del banchetto e esamina e fa buttare fuori quell'individuo che si è permesso di entrare per mangiare, bere, ma che non aveva l'abito speciale. Parliamo di questo abito speciale. In che cosa consiste questo abito speciale che occorre per entrare nella sala del banchetto celeste? Quindi non basta avere accettato l'invito alle nozze ed entrare nella sala del banchetto, bisogna indossare l'abito speciale. In che cosa consiste questo abito speciale? Voi l'avete indovinato perché Ellen White ne parla spesso. Vediamo, sempre nello stesso libro, Parole di vita di Ellen White, pagina 215. L'abito di nozze della parabola rappresenta il carattere puro e immacolato che deve distinguere i veri seguaci di Cristo. Ripeto, l'abito di nozze della parabola rappresenta il carattere puro e immacolato che deve distinguere i veri seguaci di Cristo. Alla Chiesa è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile. Il lino fino sono le opere giuste dei santi. La giustizia di Cristo, cioè il suo carattere perfetto, è trasmesso per fede a tutti coloro che lo accettano quale loro salvatore personale. Questo carattere puro, perfetto di Cristo è trasmesso per fede a tutti coloro che lo accettano quale loro salvatore personale. Quindi, possiamo aggiungere, adesso abbiamo finito la citazione della sorella White, possiamo aggiungere questo: beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello, che hanno accettato l'invito e che sono nella sala del banchetto, ma rivestiti dell'abito di nozze. Quelli sono beati, gli altri no. L'abito della giustizia di Cristo viene così opposto al ridicolo abito di foglie di fico che anche noi, come Adamo e Eva, nostri progenitori, ci confezioniamo per nascondere la nostra nudità spirituale e che rappresenta il tentativo di salvezza attraverso le nostre opere. Quando l'Apocalisse dice che il lino fino sono le opere giuste dei santi, non sono le opere meritorie, attenzione, sono le opere giuste che dimostrano
che noi abbiamo capito e in riconoscenza non possiamo fare altro che fare le opere giuste, e che possiamo fare le opere sbagliate? No. Quindi vedete la concatenazione delle diverse idee. Altro che abito di fico, di foglie di fico, ma adesso è ridicolo, non vale niente quello. Ma a volte ci sono tanti cristiani che cercano di cucirselo e ne vanno fieri. Salvezza attraverso le opere, ma che scherziamo? No, la salvezza è un dono. Continua Elena White, nello stesso libro, pagina 216, 217, 218. Quest'abito, tessuto sui telai celesti, non contiene un solo filo di preparazione umana. Cristo, pur essendosi rivestito di umanità, manifestò un carattere perfetto che ora offre a noi, dato che tutta la nostra giustizia è come un panno lordato, Isaia 64,6. Quando ci sottomettiamo a Cristo, il nostro cuore, la volontà, il pensiero, tutto palpita all'unisono con Lui. La sua vita diventa la nostra vita. Ecco che cosa significa rivestirsi della sua giustizia. L'individuo che si presentò al convito senza abito di nozze rappresenta molti contemporanei che si dicono cristiani, rivendicano i benefici e i privilegi evangelici, ma non ritengono necessario cambiare carattere. Non si sono mai pentiti veramente dei propri peccati. Non hanno mai vinto la loro tendenza al male, ereditaria o acquisita. Eppure sono più che soddisfatti di sé e confidano nei propri meriti piuttosto che in Cristo. Hanno ascoltato l'invito evangelico e si sono presentati al banchetto, ma senza essere rivestiti della giustizia di Cristo. Adesso, per concludere, cerchiamo di rispondere a una domanda che certamente vi sarete posta, che è questa. Solo Uai dice che gli invitati al banchetto evangelico sono coloro che professano di servire il Dio e i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Come? Se i nomi sono scritti nel libro della vita, qualcuno dirà: siamo a posto? Sì e no. Da cosa dipende che i nomi rimangano nel libro della vita? Da quello che noi facciamo. Ma se noi cominciamo a dire: ma io ho questo carattere, che ci volete fare? Il Signore ci dice: cambialo questo carattere. Gesù Cristo è morto sulla croce per te anche. Quindi i nomi possono essere cancellati dal libro della vita. Apocalisse capitolo 3, versetto 5, ricorderete questo testo. Chi vince sarà così vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Apocalisse 3,5. Chi vince? Ora voi mi insegnate che chi vince lotta. Non c'è vittoria
senza lotta. Siamo d'accordo? Allora, chi vince? Quale lotta? Beh, la lotta contro il peccato, contro l'egoismo, contro l'orgoglio, contro la presunzione, contro se stesso. Chi vince sarà vestito di vesti bianche. Ecco il colore dell'abito di nozze, un po' come la sposa, vestito di bianco. E io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Quindi il nome può essere cancellato. Non bisogna soltanto convertirsi una volta a Gesù Cristo, bisogna convertirsi ogni giorno. Quante persone hanno creduto una volta e non sono qui con noi? Non fanno più parte della Chiesa, perché poi hanno rinnegato con le loro opere il loro Signore. Ce ne sono andati dalla Chiesa. Il loro nome, quindi, secondo la luce che abbiamo, non è più scritto nel libro della vita. Se io leggo bene, così, leggiamo Filippesi capitolo 4, versetto 1 e seguenti. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera fermi nel Signore, o diletti. Io esorto Evodia, esorto Sintiche ad avere un medesimo sentimento del Signore. Sì, io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato meco per l'Evangelo, assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Il libro della vita trattiene i nostri nomi a condizione che noi lottiamo strenuamente. Qui si parla di questi tre credenti, Sintiche e Evodia, due donne, poi un uomo, Clemente. Hanno lottato con noi, i cui nomi sono lì nel libro della vita. I nomi possono essere cancellati dal libro della vita. La salvezza non è un diritto, ma un dono che si ottiene mediante fede e perseveranza. Non basta credere una volta, ripetiamolo, bisogna continuare a chiedere, a credere. Apocalisse capitolo 2, versetto 10, un testo molto noto, che noi facciamo bene a citare spesso. Apocalisse 2, 10, non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati e avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Quando noi studiamo l'Apocalisse parliamo della chiesa di Smirne, alla quale il Signore non muove nessun rimprovero. È la chiesa delle grandi persecuzioni imperiali, e alcuni dicono ecco, questi 10 giorni di prova sono le 10 grandi persecuzioni imperiali. Lo scatenò il primo Nerone, poi si finì con quella di Diocleziano. Altri dicono no, è l'ultima persecuzione, quella di Diocleziano, che durò 10 anni prima che poi venisse l'abolizione della persecuzione e la libertà dei cristiani con Costantino, eccetera. Non temere
avrai delle prove. E questo messaggio non è soltanto per i cristiani del secondo, del terzo secolo dopo Cristo, ma è per i cristiani di tutti i tempi, per noi che siamo arrivati oramai al termine della storia. Sii fedele fino alla morte e allora io ti darò la corona della vita, che è un celebre inno bellissimo che purtroppo non si canta più, non capisco perché. È sul nostro inario, difficile, ma un bellissimo inno. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Torniamo a Apocalisse capitolo 19, con la nostra quarta beatitudine, versetto 9, capitolo 19, versetto 9 di Apocalisse. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E noi, riassumendo, aggiungiamo: e che hanno accettato l'invito e sono entrati nella sala di nozze col vestito speciale, beati. E mi disse: queste sono le veraci parole. E Dio dice: è vero. Che il Signore ci aiuti, fratelli e sorelle, a impossessarci di questo abito della giustizia di Cristo, di questo carattere puro, immacolato. Lavoriamo per questo, non perché vogliamo avere dei meriti, ma perché senza questo vestito, ottenuto per fede e attraverso lotte, sangue, lacrime, lassù non potremo entrare. Che Dio ci aiuti. La meta è ambita, è straordinaria, è grande. Ci aiuti, Signore, ad essere uomini e donne all'altezza di questa meta così grande e così bella. È la mia preghiera, il mio augurio per ognuno di noi. Amen.